Buon salve pixelini e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Come al solito continuerò a non prendere queste cose perché non ho spazio nel mio portafoglio. E siamo tornati in questa fantastica avventura con un pixel veramente veramente molto stanco. Sono appena tornato da Lucca Comics e veramente è stata una tragedia. Ho fatto anche un piccolissimo vlog, spero di riuscire a portarvelo oggi o al massimo domani, ma non lo so perché sono veramente stanchissimo. È faticosissimo, ho camminato una marea, più di 15 km, un casino. Purtroppo non ho fatto molti video, un po' perché lì come al solito non prendono i telefoni. Ho fatto qualche foto, ma comunque mi si stava scaricando e ho scaricato anche il power bank, quindi insomma, però qualcosina è venuto. Ma adesso iniziamo a giocare. Bisogna parlare con Bilton. C'è Bilton qua nell'emporio degli scherzi di Zonko che ci aspetta. Nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' di cose, vi invito ad andarle a cercare e a guardare perché sono successe cose molto interessanti. In realtà nelle ultime puntate sono successe veramente un sacco di cose interessanti. E quindi adesso andiamo a parlare con Bilton, ma prima, sigla! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto, potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta! E quindi eccoci tornati qua nello fantastico Emporio di Zonko. Prima di iniziare vi ricordo che qua sotto vi lascio in descrizione il link per poter scaricare la versione di Harry Potter Hogwarts Mystery per computer e far guadagnare a me una piccola quota che mi servirà solo e soltanto per migliorare i contenuti del mio canale, mentre per voi ovviamente è completamente gratis. Ma adesso iniziamo a giocare. Come butta Bilton? Ma è laggiù in fondo, stai va bene, d'accordo, parlagli di lontano. Comunque c'è un sacco di gente qua, Stavo pensando di aprire un negozio di scherzi un giorno. Non sarete a aprirlo, ma Fred e George, quindi shh. Voglio comprare una maniglia a mordace. Ci tengo che i miei ospiti restino in guardia. Ok, ma sei un po' adulto per queste cose, non credi? Cioè, smettila. Il trio più dispettoso del mondo magico è tornato all'emporio degli scherzi di Zonko. In realtà sono qui per fare qualche domanda. Ovviamente mi richiederà un sacco di energia, voglio vedere come l'hanno giustificata questa volta. Ah, vedi? Lo sapevo che eri destinato a diventare un vero maestro del caos, più spiritoso. Perché? Perché devo fare una domanda? Dimmi cosa ti fa ridere in questa cosa, brutto imbecille. Con quei baffetti che sembri capitanuncino messo male. Volevo sapere di un ex studente di Hogwarts che si chiama Duncan Ossa. Era un suo cliente, credo. Sì, ordinava sempre articoli stranissimi. Del genere? Te lo spiegherò dopo aver aiutato questo cliente, che attende con pazienza una maniglia mordace di ultima generazione. Ma non comprargliela. Non gliela comprare per niente, cioè veramente è completamente inutile. Certa gente non ci tiene alle dita. Niente energia, scherziamo? Questa è una maniglia, non è una maniglia. Come fa a essere una maniglia? Cioè io pensavo fosse una maniglia di una porta che quando la tocchi per aprirla ti morde. Che cos'è questo? Sembra un disco alieno. È un disco alieno, ragazzi. Cavolo, hashtag qui sotto disco alieno altro che maniglia mordace o qualcosa del genere, confido in voi. No, aspettate, si moltiplica questo disco alieno. Triplo. E se ne va. Ok, bene, ma non. Ah!
Perché quei frisbee zannuti sono sospesi a mezz'aria? Perché sono frisbee e quindi quando tu li lanci volano e sono magici, quindi fanno così? Oppure ora ci attaccheranno? Capita, se ci tenete al cranio vi consiglio di restare immobili. Quindi insomma ci vengono addosso e ci taglia la testa? Non capisco. Cercherò di trovare il momento adatto per eliminarli. Eccola l'energia. Ora l'hanno giustificata. Ah, aspettate. Attenzione, distruggerli nell'ordine giusto è fondamentale per la salute delle nostre teste. Come fai a capire l'ordine? Sono tre frisbee zannuti completamente uguali. Con dell'energia, ovviamente. 3 ore di energia. Allora io voglio capire come far a capire l'ordine. E Bilms si è spostato e non l'hanno decapitato. Se lo colpisco nel punto giusto dovrebbe esplodere. D'accordo. Come fa Bilton, ho smesso di pronunciarlo, a sopravvivere a questo in questo posto, con tanta sofferenza? Questo ha l'aria aggressiva. Ma è un oggetto, ragazzi, è un oggetto. Ma chi sarà stato a inventarli? E che cavolo gli è venuto in mente? Cribbio! Effettivamente. Aspettate. Ora che lo dici, cose del genere mi succedono non so cosa. C'è un pochettino di cose fatte belle qua. Cioè, non è una solita cagata. C'è veramente un po' di... un po' di animazione. Interessantissima. Quindi ragazzi, ci sbrighiamo velocemente anche qua. Tac tac, tac tac, mentre voi leggete in basso a sinistra. Ah, soltanto uno? Vabbè, ragazzi, io ho finito l'energia, non mi metto a farvi vedere tutte le altre, perché tanto direi che sono tutte uguali. Vediamo un po' se vi faccio fare il secondo. No, ne abbiamo fatto esplodere solo uno. Vabbè dai, il resto lo farò off camera. Ed ecco qui che distruggiamo l'ultimissimo cattivo frisbee zannuto. Mamma mia, bombarda! Abbiamo evitato quello dietro per un pelo. Ah, raccogliamo anche questa. Mamma mia, che fatica. Ce l'hai fatta? Sì, siamo bravi. Siamo degli spezza incantesimi. Coi fiocchi, in effetti. Ora puoi darmi quella maniglia mordace? Che tra l'altro era quella che volevo e non questa roba qui? Cribbio, sono troppo emozionato per lavorare. Allora vattene a casa. Via, via, se ne vada. Ma hai perso un cliente? Hai appena perso un cliente? Ma davvero? C'è qualcosa che volevate chiedermi? Sì, tante cose. Per esempio, quel cliente, perché l'ha scacciato via? Emozionato per cosa? Cribbio. Che cosa volevamo chiederti? Da quant'è che lavori qui? Non me ne frega assolutamente un'emerita cippalippa. Mi puoi parlare di Duncan? Duncan, o come cavolo si chiama? Sì, però boh. Come mai è ancora vivo? Aspetta. Vivo chi? No, aspettate. Perché questo c'ha il 21? Come mai è ancora vivo? Ma chi? Chi è ancora vivo? Duncan, no, è morto. Non sto capendo. Ragazzi, essendo che tanto qualunque sia la scelta che facciamo, la risposta che ci dà è la solita, cambia la prima frase, io voglio sapere cosa vuol dire queste cose, mamma mia. Mi sembra piuttosto incline agli incidenti. Come fa a essere ancora vivo? Ah, quindi sì, parlava di lui, ma non mi interessava assolutamente. Anni or sono, il contenuto di un antico calice mi ha donato l'immortalità. Ah, interessante. Quindi una Avada Kedavra su di lei non funziona? Uccidiamo il mercante. Davvero? No. Ma la settimana scorsa ho bevuto della polvere ruttosa da un secchio, il che è quasi la stessa cosa. Ti sembri divertente? Buffone. Buffone, Bilton il buffone. Ecco il titolo del video, forse. Bilton il buffone. Mi può parlare di Duncan Ossa? Ecco, finalmente la domanda interessante. Certo, è il minimo che posso fare per avermi salvato
La pelva, la pellaccia. Sempre noi facciamo le cose. Don Canossa era un vero combinaguai, con un'inconfondibile punta di cattiveria. Tutti cattivi qua. Era davvero geniale. Acquistava i miei articoli, li smontava e li rimontava in modo squisitamente distruttivo. Passava sempre il segno, sia che si trattasse di scherzi, pozioni o delle regole di Hogwarts. Sa cos'è successo fra lui e mio fratello? Conoscendo quei due e il suo triste destino, immagino che si sia trattato di un evento incredibile e catastrofico. Gli unici che sanno davvero com'è andata sono Duncan, il preside e tuo fratello. Quindi dovremmo parlare con il preside probabilmente, ma vorrei capire per quale No. In realtà quindi parliamo con Merula e Tulip, perché? Ah, il signor Bilms, come cavolo si dice, ci dice, gli unici che sanno che è successo è Duncan, il preside, nostro fratello, e noi chi parliamo? A Merdula. Vediamoci nella stanza di tuo fratello, Balboa. È ora di dimostrare di nuovo quanto sono indispensabile. Questa merdula proprio veramente non la posso soffrire. Ma ragazzi, questo lo andremo a fare nella prossima puntata. E quindi ragazzi, eccoci qua alla fine di questo fantastico video. Nella prossima puntata parleremo con Merdula, mentre ora... Maramao, il mio gattino preferito. Ciao Bianca, la mia gatta nera. Oh mio Dio, guardate un po' come... No, sviluppatori, cosa avete fatto? Il gatto è sospeso. Guardate come si sposta. Il gatto è sospeso nel vuoto, ragazzi. Noi forse lo stesso, però secondo me è colpa della profondità, ci sta. Il gatto invece è completamente sospeso nel vuoto, eh. Comunque ragazzi, mi raccomando di mettere mi piace a questo fantastico video. A 150 mi piace è il mio record. Io voglio superare questi 150 mi piace. Confido assolutamente in voi. Ci vediamo nella prossima puntata di Riposo Quest Mystery. Vi ricordo sul mio canale Telegram, sul mio gruppo Telegram, parliamo sempre delle puntatozze di Harry Potter, parliamo un sacco, ci confrontiamo, quindi mi raccomando tutti sul gruppo I Pixelini, scritto tutto attaccato, lo trovate sotto in descrizione, ovviamente prendo un po' di energia a caso, e mi raccomando di fare i buoni, fare i bravi, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente seguirmi anche su Facebook, su Instagram, c'ho un sacco di social, perché non usarli? Quindi ragazzi, direi che oltre a un bel mi piacione a questo video, oltre a, per favore, iscrivetevi al canale, che siete comunque il 40% di voi, no, solo il 30% di voi sono iscritti, gli altri che vedono i miei video non sono iscritti, come mai ragazzi, come mai? Direi che per oggi è tutto, ciao Pix, fatto il misfatto!